È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Lyudmila, la violinista di 40 anni, originaria di Kiev, rimasta gravemente ostinata nell'incendio che si è sviluppato ieri sera nell'abitazione dove vive al piano terra di un edificio nel centro storico di Chieti. La quarantenne, ricoverata in un primo momento in prognosi riservata al Policlinico di Chieti, è stata successivamente trasferita a Roma per le ustioni di secondo grado riportate sul 60% del corpo e per l'intossicazione a causa del fumo. Il rogo sarebbe stato provocato intorno alle 22 di ieri sera qui in via dei Celestini al civico numero 11 in questo stabile alle mie spalle al piano terra di un'antica palazzina di tre piani. Le fiamme si sarebbero propagate da una stufetta elettrica accesa vicino ad un divano, probabilmente un cortocircuito, una scintilla e poi i vestiti che erano stati riposti nel soggiorno potrebbero aver preso fuoco. Sono state due persone che vivono nel piccolo stabile nel centro di Chieti a dare l'allarme quando, rincasando, hanno visto il fumo e sentito un forte odore di bruciato. Lyudmila, al momento dell'incidente, era sola in casa con il suo cagnolino, in quanto il marito, anche lui musicista, maestro di violoncello, non era presente. Sul posto sono arrivati in breve tempo tre mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti. Quando sono entrati, nell'appartamento la donna respirava a fatica e per questo le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. A prestare primi soccorsi alla quarantenne, un medico che abita a poca distanza dal cortile, accortosi della gravità della situazione, ha raccontato stamani sua moglie, ha sfondato una finestra per far uscire il fumo, talmente denso che dopo pochi istanti si è dovuto allontanare per poter respirare. Sul posto dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chieti, che hanno messo sotto sequestro l'appartamento. Sono stati attimi di paura per molti residenti della zona, che sono scesi in strada allarmati da quanto stesse accadendo. La quarantenne, come già detto, di origini ucraine, è un'artista dei virtuosi di Kiev, l'orchestra che da circa 2 anni è presente in Italia, ospite del Teatro Marrucino. Ma in verità io sono stato informato perché ho una grande amicizia con tutti i musicisti della compagine dei virtuosi di Kiev, quindi questo evento mi ha sconvolto e niente, semplicemente è un momento in cui ci vuole tanta solidarietà sia nei confronti della persona che è rimasta coinvolta, sia nei confronti di tutti i musicisti, perché loro sono una grande famiglia. Lyudmila con il marito aveva scelto proprio Chieti per venire a vivere dopo la tragedia a Kiev. Sì, i virtuosi di Kiev da quasi 2 anni sono tutti qui a Chieti, amano questa città, amano i cittadini di Chieti e anche tutto l'Abruzzo, sono innamorati di questo territorio. Io personalmente da musicista sono molto vicino a loro perché sono dei grandi artisti che diffondono la cultura incondizionatamente e nonostante tutto quello che il loro popolo sta vivendo in questo momento suonano in maniera straordinaria e quindi ecco questo momento ci coglie tutti veramente anche impreparati perché è improvviso e veramente speriamo che si risolva tutto più presto nel migliore dei modi.